UED, la scelta a sorpresa del tronista Nicolò. Il programma di Maria De Filippi continua a raccogliere consensi in termini di ascolti. Il programma Cancelletto Uomini e Donne va in onda su Canale 5 da 20 anni e continua a raccogliere grandi consensi sia tra i giovani sia tra i più grandi. Non solo i protagonisti del Trono Classico appassionano le giornate del pubblico affezionato, ma anche i protagonisti del Trono Over, in particolar modo il cavaliere Giorgio Manetti e la dama Gemma Galgani. Questi due personaggi sono molto amati dal pubblico e molto seguiti soprattutto per la loro relazione finita male 2 anni fa. Riusciranno a ritrovarsi e a ritornare insieme? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nicolò richiede la presenza di Marta. Uno dei protagonisti più discussi e più amati di Uomini e Donne è sicuramente il tronista siciliano Nicolò. Quest'ultimo, nelle scorse puntate, ha scoperto, grazie all'opinionista storico del programma Gianni Sperti, che la sua corteggiatrice Marta aveva un rapporto particolarmente dolce con un suo caro amico. Nonostante la ragazza abbia cercato di tamponare la situazione parlando di uno scherzo, Nicolò in prima battuta ha eliminato la ragazza per poi richiederla per un ulteriore confronto. Questa sua decisione però è stata presa malissimo dall'altra corteggiatrice Virginia e dagli altri tronisti che sono convinti che Marta sia solo interessata alle telecamere. Per chiarire tale situazione, la padrona di casa Cancelletto Maria De Filippi ha spiegato a Nicolò che la corteggiatrice ha preferito rifiutare di rientrare nel programma per non affrontare l'opinionista Tina Cipollari, che non ha mai avuto parole tenere nei suoi confronti. Questo tira e molla con Marta comprometterà anche il percorso con Virginia? A Nicolò la parola. L'esterna di Nicolò con Marta. Da anni Uomini e Donne regala grandi colpi di scena al pubblico da casa. Nelle ultime puntate a destare scalpore sono state le scelte del tronista siciliano Nicolò che, nonostante i vari problemi e i vari dubbi sulla corteggiatrice Marta, ha preferito guardare la ragazza negli occhi al di fuori dello studio televisivo di Maria De Filippi. L'esito però non è stato dei migliori in quanto il bel Nicolò, sperando di poter avere dei chiarimenti dalla ragazza, ha ricevuto solo dei tentennamenti e delle frasi fatte che non hanno fatto altro che mandare il tronista ancor di più in confusione. C'è da dire che oltre a Virginia, l'altra corteggiatrice in studio per Nicolò, è rimasta solo Ida, che in realtà è scesa per corteggiare il tronista partenopeo Mariano Catanzaro. Nelle prossime puntate scopriremo l'evolversi delle vicende amorose del dating show più amato d'Italia.